Una situazione semplicemente drammatica che porterà diversi commercianti di Blei a gettare la spugna e chiudere bottega, è quanto emerso nel corso della riunione tenuta dalla CNA in merito al caro bollette, riunione al quale hanno partecipato due comitati esecutivi dei panificatori e dolciari della ristorazione di CNA territoriale Ragusa. Le fatture dell'energia elettrica del mese di luglio ricevute dai colleghi, sottolinea il presidente dei panificatori della CNA di Ragusa, Vincenzo Asta, sono mediamente triplicate e in alcuni casi anche quadruplicate, e non osiamo neanche immaginare che cosa accadrà con quelle di agosto che stanno per arrivare. A ciò si sono aggiunti gli aumenti di tutte le materie prime, dal burro più 50% all'olio di semi più 200%, alla mozzarella per pizza più 30%, alla farina più 60% e altro ancora. I ritocchi operati da artigiani e commercianti Blei sui prezzi per i propri prodotti, aggiunge Andrea Giannone, portavoce del dolciari, non consentono assolutamente di recuperare quanto perduto, anzi in molti casi non sono sufficienti a coprire neanche i costi vivi di produzione. È inutile affermare, conclude Federica Muriana, presidente di CNA Ristorazione, che a fronte di questo scenario diversi colleghi hanno già maturato l'idea di gettare la spugna, generando così un disagio sociale ed economico pesantissimo. Diverse quindi le proposte formulate dalla CNA, in primis, sottolinea il segretario territoriale di CNA Ragusa Carmelo Caccamo, chiediamo un intervento urgente alla stregua di quello già attuato durante la pandemia. Non basta solo il credito d'imposta già previsto con il decreto Ucraina e il decreto aiuti che sarà nostra cura far conoscere alle imprese nei particolari, ma occorre un sostegno economico immediato rivolto a tutti quelli che rispetto al 2021 si sono visti recapitare fatture dell'energia spropositate, assieme a una rateizzazione lunga delle fatture stesse con una mediazione del governo sui principali player del settore. È un momento molto difficile, conclude Santocono, e sono necessarie misure straordinarie, né più né meno, come accaduto in occasione della pandemia, altrimenti andremo incontro a una situazione complicata, impossibile per certi versi da risolvere.